Vi ricordate come avevo chiuso lo scorso episodio? O volete che ve lo faccia rivedere? E adesso nel prossimo episodio, in Champions League, signori miei, ce la vedremo contro il... Ebbene sì! Guardate. Cosa abbiamo trovato? Voglio far partire l'hashtag vendetta perché porta sfiga, considerato la Juventus e quello che avevo detto, ma deve assolutamente partire l'hashtag impresa, perché quello che dobbiamo fare contro la Madrid è soltanto una cosa, l'impresa della vita, sfondare il tasto del mi piace perché stiamo scrivendo la storia. Noi tra andate e ritorno in questo episodio ce la vediamo contro il Real Madrid. Prima di iniziare il video, l'app di OneFootball nel primo commento, scaricatela perché è la migliore app del calcio. E quindi fatelo adesso. Di contorno avremo Genova, Cagliari partita simulata, come lo sarà anche una tra Udinese e Sampdoria, e il ritorno con il Real Madrid nel mese di marzo. Poi a Daferia, nel caso, ci saranno i quarti di finale. In base a quello vedremo quanto durerà ancora questo sogno europeo. L'anno scorso ci aveva visto vittoriosi al Camp Nou, poi purtroppo in casa nostra a Bergamo si perse contro il Barcellona. Quindi dal Barcellona al Real Madrid ci va malissimo. E dobbiamo crederci con il vostro mi piace e con il vostro hashtag impresa. E adesso, dopo aver comprato tutti quanti nel mese di gennaio, dobbiamo fare un turnover modesto. Rientra Rugani per prendere confidenza con il campo. Gioca Belotti e non Jesus che sta a riposo. Nainggolan a dare una mano alla prima squadra. E portiamo i 3 punti che servono a entrare nel modo migliore nel clima del Bernabéu. Perché credo che forse l'andata sia proprio in Spagna. Dopo vedremo. Con la maglia verde, 44esimo episodio. E io credo che questa carriera forse poche settimane sarà tutto finito. Con il tatuaggio di Nainggolan in primo piano subito che spicca. Quella rosa sul collo. Forza ragazzi. Belotti comunque messo in campo sempre da Arme perché ci rendiamo conto che quando gioca le partite cambiano. Abbiamo il punto di riferimento. L'attaccante che si sblocca così. Disblocca così ragazzi. Mi scrivete qui sotto nei commenti se vorreste vedere un giorno una top 10, 10 gol più belli. Ma fatemi sapere se potrebbe piacervi l'idea. Porca miseria, cosa ha fatto qua? Una bomba di El Gallo che subito ci porta in avanti. Nonostante io lo abbia abbandonato in questo momento quel fantacalcio, sta continuando a migliorarsi. Che il Torino alla fine qualche risultato ultimamente lo sta portando a casa e ci fa piacere. Potrebbe anche uscire IF su FIFA, già questo sarebbe un miracolo. Bell'anticipo di Rugani che sta entrando bene dopo quell'infortunio che l'ha tenuto per molto tempo fuori. Speriamo bene di contare su di lui perché Bonucci con Rugani ha sempre fatto ottime prestazioni. Chiesa, ancora Angel Gomez. Palla per Belotti che sfiora il raddoppio. Angel Gomez vede Torreira al limite dell'aria, lui che ha un buon destro, lascia partire, tiro rimpallato, allora cerca di amministrare ancora con calma per Nainggolan, che anche lui ha un buon tiro. Diup, credo si chiama così. Riparte Centurion, c'è campo davanti a lui, Centurion se lo prende tutto, Upamecano accorcia la marcatura, lascia un buco in mezzo all'area, ma Upamecano se lo prende tutto e se lo mangia. Ed è anche rimessa dal fondo. Grande da Yo. Atalanta che sta tenendo ancora in campo gli stessi 11, speriamo che possa andare tutto per il meglio. Forse sarebbe meglio fare un cambio in questa situazione. Vediamo un po'. Klostermann e Upamecano spazzano questo pallone. Li vedremo ancora forse nelle semifinali di Europa League questi due giocatori schierati dall'Ipsia. Il giovane francese e il terzino Lucas. Mamma mia. Calcio d'angolo di Chiesa, aveva sforbiciato molto bene Gabriel Jesus, peccato che trova un giocatore del Genoa a dirgli di no. Torreira recupera. Torreira. Molto bene Gabriel Jesus. C'è l'ultima occasione per Chiesa che scodella per Belotti. C'è campo per lui Belotti. La prolunga ancora per Martial. Se lo mette il capo sulla gara. Ed è così. 2 a 0. La prende di contropasso e si limona il giocatore del... brutte scene che vietiamo ai minori. Seguiamo gli allenamenti per una volta ed ecco qua quali sono i risultati. Come vi avevo detto, Upamecano diventa un 82, quindi un difensore sulla carta più forte di Kerrer. Dall'ufficio abbiamo delle notizie, soprattutto la conferenza stampa più importante della stagione. Barre che è contento per aver giocato, ma si rende conto anche lui che ha bisogno di spazio, ma con Marcello non è mai semplice. Dobbiamo semplicemente motivare l'Atalanta di fronte
a quella che è il Real Madrid, e da quello che ho capito addirittura sarà una partita da affrontare in trasferta il 25 febbraio al Bernabeu. Un attimo un'occhiata al tabellone di questa Champions League per renderci conto quali sono comunque le squadre che si scannano, perché qui ragazzi partono subito dei nomi importanti, soprattutto Atletico, Bayern Monaco, poi abbiamo una invitante Leverkusen Tottenham da poter beccare dovessimo passare il turno, poi c'è City PSG, Barcellona Juve. Noi comunque siamo su tutte queste squadre. La Cenerentola, ma la sua storia è incredibile, ha vinto il campionato e quindi Real Madrid ci deve temere. Io direi di scendere in campo con il 4-2-2-2. È un po' un rischio, ma scegliamo Kerer terzino destro. Ha 89 di velocità scatto, di accelerazione a 73, ma ci può stare. Ovviamente l'ex di turno Marcelo ci sarà. Peccato per la squalifica di Walker, che pesa, perché comunque se c'è Kerer in quella posizione un motivo c'è. Non è che mi fumi i cannoni, ovviamente. Forse era solo il destino, forse era solo il destino quello che poteva mettere in questo momento della stagione proprio Real Madrid contro la nostra Atalanta alla terza stagione, la stagione dove ci dobbiamo provare a superare quello che è stato il nostro ostacolo l'anno scorso. Partiamo bene, senza pensieri. Abbiamo contro dei fenomeni, abbiamo Varane, abbiamo visto Kroos che l'ha passata a Bale, abbiamo contro grandi giocatori, ma Martial è partito col piglio giusto, Gabriel Jesus che può infiammarsi anche in questa partita, Gabriel Jesus fino in fondo, la palla al centro, Fekir subito, la para Horn, c'è Kimmich, porca puttana, terzino destro, non male, non male, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus ancora, insiste col pallone, Diawara, Diawara cerca e trova Fekir, l'imbucata per Gabriel Jesus, posizione regolare, 7 minuti, andiamo avanti col fenomeno, che ha trovato il gol solo una volta con noi, e purga Real, dopo 7 minuti, pazzesco, Jesus non angola troppo il tiro ma sceglie la soluzione di potenze, buca Horn che si fa passare la palla sopra la testa, e andiamo subito in vantaggio nel silenzio incredibile del Bernabeu. Non c'è Ronaldo ma c'è Rashford nel Real Madrid, Llorente, Icardi addirittura, ma di che stiamo parlando? Henry, Rico Henry, il giocatore che abbiamo dato via noi per Marcelo in quella squadra. Kerer da terzino destro, guardate come sta giocando. Ragazzi, non montiamoci la testa. No, la palla passa per Icardi, attenzione, meno male che non la controlla bene. Martial, centralmente, va Martial. Gabriel Jesus cerca il pallone di ritorno da Belotti, Gabriel Jesus lo controlla, fa partire il mancino Horn. Anche noi facciamo l'errore di Allegri di schierare centrocampo a due, ma questa è l'Atalanta di Arwen, non è la Juventus di Allegri, quindi noi possiamo permettercelo questo centrocampo a due, e speriamo bene. Icardi buca, attenzione Icardi! Sul fondo per fortuna nostra, numero 25. Marcelo, non fischiato per le conoscenze comunque dei suoi tifosi, e rialza a essere anche un pubblico molto signore. Ricordiamo la standing ovation a Del Piero. Da avversario ovviamente non si fischia Marcelo per tutto quello che ha fatto a questa squadra, quello che ha portato con i titoli e la sua personalità a questa squadra. Varane comunque, siamo molto vicini con le linee tra centrocampo, difesa e attacco. Bravo Kerer. Dai ragazzi, dai ragazzi, che è ancora lunga, ma un gol abbiamo fatto. Bravo, molto bravo Marzialla a portare avanti questo pallone. Gianto, Belotti, lo scarico per Jesus, da un bel pallone a Fekir che rientra sul sinistro, ancora una skill, rientra, poi lo scarico laterale a Diawara, c'è Gianto che può provare il sinistro. Horn, stiamo meritando di raddoppiare, entra Isco ed esce Llorente, cross di Marzialla, andiamo di testa con Bonucci, Horn la tiene lì. Entra Edinson Cavani per Icardi. Io ho detto tutto su cosa può essere il Real Madrid con i soldi capace di fare. Entra il Papu Gomez e Nainggolan per dare una mano e per mettere più muscoli in una partita dove serve tenere. È qui che si decide la gara. Ci sono dei momenti nella partita in cui l'allenatore deve capire il momento giusto per cambiare i suoi uomini, e questo potrebbe essere quel momento. Cavani, attenzione però qui a non farci prendere impreparati. Henry, Kerer chiude molto bene, si danno noia. Cavani, palo, mamma mia. Gomez, Gomez, cosa vi avevo detto, Gomez che riparte. Papu Gomez vede l'inserimento di Marcelo, prova a premiarlo. Marcelo usa un pochino della sua forza e della sua esperienza per tenere questo pallone tra i piedi, anche se lo regala completamente a Bale. Che errore, Henry, non ci credo. Cavani, Cavani no, parte il contropiede per Bale. Attenzione Bale, parte Bale.
Bale al centro, Cavani, Schmeichel, da una cavolata incredibile di Marcelo. La partita può forse terminare qua perché non c'è più tempo. Deve fischiare finito così 1-0 al Bernabeu. 1-0 al Bernabeu, non abbiamo fatto segnare il Real Madrid. Incredibile, dobbiamo essere orgogliosi, Icardi sconsolati. Attimo quello che è l'ufficio, perché c'è una notizia da un nostro giocatore che non è contento della situazione e del minutaggio che sta avendo in questa squadra, anche se dovrebbe capire che comunque abbiamo venduto pure Anderson per farlo giocare un pochino di più, anche se con il Cagliari, partita che simuleremo insieme, lui ci sarà. Guardiamo un attimo quello che è nel nostro Abrosa, la situazione a livello insomma mentale dei giocatori, perché dobbiamo entrare nella testa di questi giocatori che stanno attraversando un momento incredibile. È scontento Kluivert, Vido e non ci porta molto. È contento, quindi contenuto, insomma, non troppo felice, Chiesa. Svilar, guardate ragazzi, io potrei anche terminare il prestito. Lo abbiamo richiamato e rimandato dove era, ma senza problemi. Poi, per il resto, sono tutti giocatori felici e questo ci fa un grandissimo piacere. Contro il Cagliari, serve. Come finisce? 3-1 e ci va bene. Subito a schianto, così senza guardare la simulazione. Poi vinciamo senza guardare nemmeno i marcatori e per ora siamo momentaneamente a più 10. E ragazzi, visto che siamo al primo di marzo, io avanzo un pochino, almeno fino al 2, e voglio vedere se ci sono degli aumenti di overall. Aumenti di overall che ci sono soltanto per Gabriel Jesus, la bestia che diventa un 89. Forse avevo Ozil nell'Arsenal e Sanchez, che forse si aggiravano l'anno scorso su questi overall, ma un 89 in squadra io non l'ho mai avuto nella carriera. Come vedete, io Kluivert non lo posso neanche più stare allenando nel dribbling con possesso, perché personalmente agilità quando mi diventa 99, quindi lo alleno negli scenari offensivi perché sotto porta magari aumentasse un pochino la sua capacità di andare in gol per un esterno, è sempre importante la posizione in attacco, che è bassa ovviamente, perché comunque quando sei giovane devi un pochino migliorare sotto questo punto di vista. Cosa ho visto in questa classifica, ragazzi? L'Inter 13. Cioè, se la guardiamo così, ci può anche stare nel 2020 che si sbalzano un pochino le classifiche, dal decimo posto in giù tutto a posto tranne l'Inter. Poi dal nono in su, bene o male, ci sono in ordine sparso Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio, Milan, Napoli. Questa volta una trasferta, quindi quella contro l'Udinese, sabato 7 marzo 2020. Un azzurro di alto, l'ex della partita che fa una bella doppietta, la decide l'ex di turno, come se non bastasse, dopo Bonucci, dopo Bernardeschi e dopo Higuain. Dragossi che diventa un 84, di diritto il portiere più forte di questa squadra. Forza con la Sampdoria, la nostra bestia nera, siamo a più 12 dal Napoli. È un'occasione più unica che rara per ancora allungare di più su questo campionato che sembra non avere storie. Diop, cosa sta per le iniziali delle bestemmie che devo tirare? Dragoschi fa un intervento pazzesco doppio su un giocatore della Samp. Dragoschi, ti amo. Mi avete detto in molti che adesso stavo quasi esagerando nel comprare i giocatori tra virgolette vecchi, cioè quelli che superano comunque i 30 anni, però ragazzi, fidatevi che serve l'esperienza in una squadra comunque costellata da giovani fino a questo momento. Con molta fortuna, con la deviazione di Viviano che non è perfetto su questo intervento, ma si passa in vantaggio ancora con la rete del Gallo. Siamo a 10 gol in campionato se non sbaglio. Chic doveva rompere il ca... Bravo, perché Dragoschi purtroppo si è addormentato. Pensa se l'andava a simulare una partita del genere. Batte questo calcio d'angolo sulla testa di qualcuno, Fekir, la palla resta lì, Nainggolan col sinistro, uno schiaffo, trova un difensore della Samp, probabilmente gli stacca la testa dal collo, finisce in pareggio il primo tempo. Forza ragazzi, Bergamo fatti sentire, il momento importante, per favore. Abbiamo bisogno di voi, del vostro sostegno pubblico, non mancare adesso. Torreira, l'ex di turno, questa volta ci manca il suo gol. Visto che l'episodio scorso lui di certo non è mancato tra i marcatori e tra i gol belli. Quindi falle uno anche oggi, ti prego. Gaston Ramirez, passa! Illusione del gol. Bella palla, Fekir Belotti, funziona bene l'asse. Fekir! 2-1! Riesce a trovare il gol che mancava da tanto tempo. Incrocia molto bene col sinistro. Non c'è scampo per Viviano. Carichiamoci, sentiamo lo stadio fremere. Barreca ancora. Serve, la palla è per Belotti, fa partire il destro, traversa clamorosa anche il Gomez di testa. Non ci può mai arrivare perché è andato da giardino. Ma va bene, cosa aveva tirato Belotti però? Cosa aveva fatto Belotti con quel destro? Il mostro!
che in lui deve uscire fuori. Ha ricevuto la fiducia di Harvey in un fantacalcio pazzesco. Fekir fuori gioco. Ecco la panchina che vi dicevo io, che vi spiegavo, che a volte vedo le carriere allenatori basate molto sugli 11 giocatori che sono in campo con pochissime riserve, mentre io consiglio sempre di creare una rosa che abbia 22 giocatori validi. Mamma mia Belotti, ti prego, fammela entrare una palla del genere, fammela entrare, tu fammela entrare, poi vedi come reagisco io. Un 88 di overall, questi colpi li può avere. Marziale in velocità si scatena, Belotti tiene il pallone, si inserisce Marzial, che cambia completamente il gioco per un giocatore che se lo mangia, Gomez. Pogba, nel frattempo, Bright, ovviamente non Paul, cambia, Maurizio, che azione è? Cioè ragazzi, siamo 2-1, mamma cosa abbiamo rischiato, Allora, per quanto riguarda la lista dei convocati di questa nazionale, io vedo a sinistra abbiamo Alexandro, abbiamo Marcelo e abbiamo Dalbert. Sono un pochino troppi, Dalbert comunque può fare il terzino sinistro e basta. Io un Rafael ce lo metto, va bene Rafael. La scosta lo potrei inserire, ma al posto di chi diventa molto difficile. Ho voluto mettere William José perché è una punta di quelle alte, è uno spilungone che il Brasile non ha, cioè che non può trovare in Gabriel Jesus, quindi lo proverò, è un 85 di overall. Non convoco Firmino perché comunque al mondiale lo porterò lo stesso. Voglio vedere se mi garantisce qualche cosa che mi permette di portarlo poi in quella lista della Coppa, insomma, del Sud America. Comunichiamo la rosa. C'è un infortunato, molto bene, devo levare Allison, porca. Ti devo mettere, ragazzi, Volpi, Volpi che ha 29 anni. Siamo Volpi, ragazzi. La formazione vincente non si deve mai cambiare, solo una modifica. Walker, che ovviamente da squalificato sostituisce Kerrer, che ovviamente ricopriva un ruolo dove era adattato a forza, e adesso dobbiamo rendere reale quello che era all'inizio un sogno. Conferenza stampa, ragazzi, tirare sul morale a un giocatore in particolare che deve essere quello decisivo per questa squadra, e voglio credere nel nostro giocatore che è Gabriel Jesus. Lo dobbiamo stimolare perché lui è forte e lo sa. Questa partita si può solamente sognare alla PlayStation quando si è bambini, forse se si è simpatizzanti di questa squadra, la Dea, una squadra che in 3 stagioni ha racchiuso il sogno di un popolo intero, e oggi deve prendersi la rivincita sulla Spagna. Abbiamo questa possibilità di eliminare e di mettere la parola fine alla storia del Real Madrid in Champions League. Noi possiamo farlo, noi dobbiamo farlo, perché siamo l'Atalanta, siamo ingenui, siamo come dei bambini che provano ad alzarsi in piedi per la prima volta e stiamo cominciando a sognare in grande. Con tanti nuovi giocatori cerchiamo di cambiare questo destino. Non c'è Ronaldo, c'è Icardi, che è comunque un killer in questa carriera perché può crescere tantissimo. C'è Marcus Rashford, ci fa tanta paura, e anche Bale, che senza Ronaldo vuole dimostrare tanto. Se vanno in vantaggio così però io mi piglia male, Dobbiamo essere bravi a trovare gli spazi e saper trovare i punti deboli come questo di Harry sulla fascia. C'è Walker che è un treno, serve lateralmente Jesus, che purtroppo viene franato da Varane. Poteva trovare Belotti arretrato, Walker resiste, Walker si porta a casa un bel pallone, la serve d'esterno per Marzial che non riesce a impattare il pallone. Allora riparte il Real Madrid, sarà una partita intensa. Belotti serve Marzial in corsa velocissimo, che la mette giù, la mette dietro, deve controllarla e calciare. Io non ci credo. Ah, deviazione! Se no questo beccava la porta. Varane. Prova a trovare Gabriel Jesus, che anche se è basso di testa ci ha provato ad arrivare a questo pallone. Ripassa. È veloce, lo sappiamo questo, ma ha dei punti deboli, ragazzi, non scordiamocelo. Harry, infatti, sbaglia il passaggio. Casemiro. Rashford. Bonucci fuori posizione, lascia però un po' di spazio centralmente. Non ci credo, ragazzi. Toni Kroos, indisturbato, si inserisce, ci demoralizza in una maniera allucinante. Dove stava Bonucci? Dove stava Bonucci? Harvey non se lo spiega. 1-0 Real, e al momento, ragazzi, signori miei, si va ai supplementari. È come se avessimo annullato tutto quello di buono fatto al Bernabeu. E una squadra come Real queste cose le sa fare molto bene. Te la riporta com'era. E adesso Real ha trovato l'entusiasmo, ha trovato quel gol che serviva a sbloccare questa squadra. Marcus Rashford sulla fascia, ubriaca di finte, giocatore dell'Atalanta che non ci casca, che è Kyle Walker. Casemiro la tengono a centrocampo e vogliono ormai far fischiare l'arbitro. Quello che succede, quello che voleva fare Zidane, trovare il gol, l'hanno fatto e non hanno neanche preso un gol. Cambia modulo perché non vede dei movimenti giusti da parte dei suoi giocatori, allora passa al suo solito 4-3-3. Jesus farà il trequartista con Yant e Diawara,
che dare una mano. Bonucci non è in formissima, ma ovviamente va tenuto. Chiesa a dare una mano, a dare forse più intensità sull'azione. Intensità che non poteva garantire Fekir. Varane, l'esperienza di questa squadra che nei momenti importanti sa non cedere. Prova Gabriel Jesus con il destro. Gabriel, cosa hai fatto? Gabriel, cosa hai fatto? In faccia lo prendiamo questo pallone e ci manda al manicomio. 1-1. Tutto cambia. Niente più supplementari. Termineranno i 90 minuti Atalanta-Real Madrid. Chissà come, ma un gol l'abbiamo fatto. Dovevamo farlo. Neanche a dirlo. Nainggolan entra subito a tappare i buchi e anche a dare più muscoli. È un centrocampo. Dove entra Isco? Casemiro, Bale. Adesso ci ammazzeranno. Cross. Andiamo a abbassarci. Non è possibile. Caputtana! Anche il tempo di dirlo. Guarda Icardi di prima, di prima. 5 gol in Champions, Mauro Icardi ci purga. È durato praticamente niente. Niente il vantaggio nostro. Belotti. Nainggolan da fermo. No, non così. Non così. Non così. Abbiamo ancora mezz'ora. Andiamo ancora mezz'ora. Come è l'andata entra Cavani per Icardi? Porca puttana, quello ha fatto gol da fermo praticamente. L'ha messa all'angolino. Ciao a tutti e arrivederci. Belotti non riesce ad arrivarci perché Sergio Ramos non gli fa toccare palla, ma con un fallo secondo l'arbitro. Adesso recuperiamo terreno. 67 minuti sul cronometro. La può dare a Bonucci. Può dare a Bonucci. La può dare a Bonucci, che butta sulla porta ma non basta. La palla era fuori, la teniamo in campo. Varaccia nel gol. Dove? Dove? Senti, senti. Questa palla era uscita. Questa palla era uscita. Dio, l'ha tenuta dentro. Nainggolan trova lo spazio per metterla lì. Perché lo avevi preso Harvey Nainggolan? Perché è vecchio, non fa la differenza. Come no? Varane, via sta palla. Non sappiamo soffrire, però dobbiamo imparare molto. Belotti uno contro Sergio Ramos. Belotti, non lo buttare. Aspetta che arriva Chiesa. Chiesa, per favore, chiudiamo questa partita. Chiudiamola, mettiamo il lucchetto. Cross, no. Gabriel Jesus ancora, cosa fanno? Chiesa di sponda, non ci credo ragazzi, porca miseria, era finita, andavo via. Incredibile, Asensio per Kroos e guarda cosa deve succedere con questo giocatore qua che entra sul 2-2 e lo voglio uccidere. Un gol passano loro, così passiamo noi. Gabriel Jesus, mettila al centro, ma non ci arriva mai nessuno così, anzi. Gabriel Jesus di testa vola, Belotti. Ancora sul rimpallo, ancora su un colpo di testa aereo, Horn non la prende. Belotti la gira, la schiaccia lì, la mette proprio a fil di palo. 3-2, siamo sopra. Devono fare due gol e manca un quarto d'ora, devono fare due gol e manca un quarto d'ora, deve fare due gol e manca un quarto d'ora. 81, anzi ma anche a me non mi sto strozzando Cavani. Cavani per Casemiro. Vai Gabriel Jesus, mangiateli Belotti, mangiateli. Serve Martial in velocità, che può bucare tutti, può bucare tutti. Martial, Martial non finisce più di correre. Martial la deve mettere a rimorchio. Arriva Nainggolan, gliela ruba Isco. Non so come, non so come, perché questo non può recuperare palle in scivolata e ripartire. Rashford, questi sono pazzi. Attenzione, anche se manca praticamente nulla cosmico, vogliamo distruggerli, non facciamoli neanche pareggiare. Cavani, Cavani, Henry, Cavani, Rashford, vabbè, fermateli, legateli a un palo. Non ci credo, Bonucci la spassa lontano, non c'è più nessuno. Bale, Bale, fermalo Lugani. Sto esplodendo. Belotti, fammela fare questa azione di ripartenza. Non lo posso dire nella realtà, ma almeno su FIFA fatemelo fare. A casa! È cambiata l'aria in Champions. Il Real non c'è più. Il Real non c'è più. Chi prenderemo ai quarti? Boh, tra qualche giorno lo vedete sul canale. Penso questa settimana, perché non possiamo interrompere questa serie nel momento di fuoco. Si alza con la cresta del guerriero e ci porta lontano. Facci sognare Atalanta. Continua a non smettere di farlo. Bella. Glory!
vita regolana, un club pazzesco. Un gol che scrive la storia di questo club e lo manda ai quarti di Champions.